Non si va a sciare oggi, si va a ritirare una coppa. Cortina è la cornice ideale per questo incontro tra sport e turismo. Italo Gemini, alla presenza del ministro Corona, sottolinea l'importanza del 20° concorso internazionale della cinematografia sportiva, che ha visto ai nastri di partenza film prodotti in quasi tutti i paesi del mondo. Al tavolo della presidenza siedono i componenti la giuria. Il ministro al turismo premia i vincitori. L'Unione Sovietica, vincendo la Coppa del Ministero per il Turismo e mietendo coppe e medaglie, ha fatto la parte del leone. Gli indiani si sono accontentati invece della parte della tigre. Hanno vinto un premio con un documentario sulla caccia alla tigre, uno sport un po' impegnativo. Personalmente, noi preferiamo la palla a volo.